Penso sia veramente difficile commentare una partita del genere, soprattutto per il modo in cui si è sviluppata. È riuscita a sbloccarla con un bel gol, devo dire, poi è successo poi quel che è successo e niente. Sì, buonasera. Siamo partiti benissimo nel primo tempo, abbiamo interpretato la gara benissimo, secondo me, poi improvvisamente ci siamo trovati sotto e quindi questo ci ha un po' tagliato le gambe. Ma secondo me non dobbiamo fasciarci la testa, lunedì abbiamo un'altra partita col Modena e da domani dobbiamo pensare a quello. Ciao Giuseppe, buonasera. Antonino Caravella, Assi, Agenzia Stampa Italia, Tifo Grifo. Senti, un risultato del tutto inaspettato, nel senso più diciamo che per meriti della regia, più per demeriti del Perugia, perché sono gli episodi che poi hanno condizionato il risultato e la gara finale. Sì, ci hanno girato contro gli episodi. E poi comunque noi abbiamo provato a ribaltarla, ma non è stato facile perché hanno chiuso gli spazi, era tutto più difficile. Vantaggio di 1-0, la gestione del risultato, che cosa è mancato? Cioè, abbiamo visto insomma che su 1-0 la squadra si è un pochino ammorbidita e la regina ha preso un pochino il sopravvento, quando invece era il momento forse più importante per cercare insomma di trovare perlomeno la via del secondo gol. No, ma secondo me no, perché comunque nel primo tempo se finiva 2-0 per noi non aveva rubato niente, quindi anche dopo il gol dell'1-0 abbiamo continuato a provare a fare il secondo. Poi ci hanno fatto loro l'1-1 e quindi va negli spogliatoi con l'1-1, rientri e prendi subito un altro, quindi ci ha tagliato le gambe, diciamo questo. Tanto complimenti per il gol, complimenti per la prestazione. Ti sei integrato bene in questa realtà, sei un giovanissimo sicuramente con una carriera molto importante davanti. Il tuo feeling con la squadra, col tecnico, com'è? No, ma mi trovo benissimo con tutti i compagni qua, siamo un grande gruppo e secondo me questo può fare la differenza da qua alla fine del campionato. La vittoria sicuramente avrebbe comportato un bel balzo in avanti perché avrebbe consentito al Perugia di scavalcare Cittadella, Cosenza e Venezia. Quindi diciamo che archiviata subito, archiviare subito questa partita, pensare subito a quella di lunedì contro il Modena. Lo so, la vittoria sarebbe stata una grande cosa. Però, come ho detto prima, dobbiamo pensare a lunedì il Modena, che ora abbiamo 7 finali, quindi tutte le partite saranno così.